ragazze e ciao ragazze, benvenuti in questo nuovo video. Yeah! La prima ricettina del 2000, no, non è la prima ricetta del 2016, è una stronzata. La prima ricettina post vacanza, quindi se l'anno inizia a settembre come chi va a scuola, quindi come anno accademico, la prima ricettina di questo anno accademico. Ma vabbè, lasciamo stare. Ho pensato di farvi vedere una cosa per capelli, perché in questo periodo dell'anno, dopo l'estate, non so voi, ma io sento un po' la necessità di fare qualcosa in più per i miei capelli, perché sono veramente maltrattati. Vabbè, adesso sono anche sporchi, puzzano anche, vabbè, se non ve lo dicevo, era meglio. Stati dal mare, dal sole, la sedia, la piscina, il cloro e mamma, tutte queste cose. E rovinano e seccano i capelli. Ho qualcosa per ristrutturarli, per dargli lucentezza, perché diventano tipo sfibrati, tipo paglia, opachi, brutti. Quindi se sbatto ancora più forte può darsi che mi rompo i gomiti. Questa cosa io l'ho fatta durante tutta l'estate. C'era belli mossi, questo effetto bello un po' estivo, tutti belli mossi, selvaggi. Per togliere il crespo, perché io odio, ragazzi, follemente il crespo. Non so voi, io lo odio veramente. Adesso lo andiamo a fare assieme, ma è veramente una stronzata. Si può dire stronzata, è facilissimo e funziona davvero tanto, quindi perciò ve lo voglio far vedere. E io una cosa che facevo unendo queste tre cose, lui una ci ha abbandonato, ciao. Mettevo praticamente questi tre prodotti, facevo zac, zac, zac nella mano, zac, 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 e me lo mettevo nei capelli. E i miei capelli magicamente si toglievano l'effetto crespo, diventavano lucidi e belli a posto e anche belli ondulati. Carini, carini, che ci sta bene d'estate. Dato che io lo facevo ogni volta nella mano, prepariamolo, uniamoli questi tre prodotti e abbiamo questo fantastico prodotto anticrespo modellante per capelli mossi e ricci in particolare. Poi non so, voi provatelo, fatemi sapere come vi trovate, magari va bene anche per capelli lisci. Ditemelo comunque nei commenti se provate. Iniziamo subito. La cosa che ci vuole è una crema corpo. Non badate le marche che vi faccio vedere, perché non hanno alcuna rilevanza. L'importante è che voi prendiate una crema corpo tra quelle che vi segnalo spesso nei video, che quindi hanno buon incio. Ovviamente non deve avere silicone, non deve avere paraffina, deve essere o eco bio o comunque accettabile. Questa è quella della Conad, che è anche molto molto economica e per il corpo molto carina, è una crema fluida. A proposito, vi farò a breve una nuova recensione sugli altri prodotti che comunque sono molto molto buoni e naturali. Magari che vi piace la profumazione, perché poi me la dovete schiaffare sui capelli. Lo vado a mettere, vedete questa com'è, è fluida. Così la vado a versare all'interno della mia ciotolina. 6 cucchiaini di crema corpo. Il gel d'aloe vera, io utilizzo questo qua dei provenzali, che è molto buono, non ha ingredienti da rossi dentro. Utilizzate qualsiasi gel d'aloe vera che sia puro, quindi qualsiasi, non ha importanza la marca. Il gel d'aloe vera modella tantissimo i capelli, già solo lui sui capelli lo potete utilizzarlo per modellare ricci eccetera. Però ho notato che il gel d'aloe vera da solo non basta e a volte, anzi, utilizzato da solo alla lunga può seccare i capelli, quindi ecco perché io ho trovato questo piccolo accorgimento. Tutto sui capelli secchi il gel d'aloe vera da solo non basta, perché a volte può calare, non so come spiegarvi, quindi preferisco sempre arricchirlo così. E 4. A questo punto, ragazze, ci va ad aggiungere il terzo ingrediente, che è l'olio di argan. L'olio di argan ve lo straconsiglio perché quel tocco in più che dà lucentezza, morbidezza e ristruttura ai vostri capelli. Quindi se utilizzate questo prodotto sui capelli automaticamente farete anche un trattamento di bellezza ristrutturante i vostri capelli. Io utilizzo questo qua, che è della marca Nature's Argan, che è molto bello perché ha un buon profumo. Comunque qualsiasi olio di argan che sia puro lo trovate anche sul mercato molto spesso, quindi andate proprio tranquille. Spruzzarlo così e riempirmi il cucchiaino. Ovviamente di olio ne andiamo a mettere di meno, perché comunque non vogliamo un prodotto untuoso. La proporzione è mantenuta questa qua: 3 di crema, 2 di gel d'aloe vera, 1 di olio d'argan. Infatti ho messo 6 cucchiaini di crema, 4 cucchiaini di gel d'aloe vera e 2 cucchiaini di olio d'argan. Ah, potete utilizzare qualsiasi olio vegetale, ad esempio anche l'olio di jojoba, l'olio di cocco, quello che preferite.
A me mi è piaciuto tanto farlo con l'olio d'argano, quindi ve lo consiglio. Però insomma, se a casa avete l'olio di jojoba, io direi di provare, secondo me vi viene buono comunque. Conservarlo in un barattolino, mi raccomando però poi prelevatelo con le mani asciutte e pulite, non pucciateci le mani sporche che avete mangiato la marmellata, ad esempio, detto no. Ma la figata pazzesca utilizzare questi qua, io li compro tipo da cinesi, ma anche tutto 50 nei ipermercati, queste robe qua. E sono troppo carini. Mi piace tanto, ma volevo anche metterli in questo qua, che sarebbe quello del detergente, ma è la figata. Pigiate qua, strucca il bottone, zac zac, vi esce la quantità e non andate a inquinare, quindi vi dura tantissimo. Anche riciclare un prodotto, ad esempio questo qua che mo è grande, fosse stato più piccolo, lo lavavate e asciugavate e utilizzavate questo qua. Versare senza fare troppi danni. Così ce la posso fare. Abbiamo un'altra agitatina, ma non ci serve anche bisogno. Zac, i nostri prodottini sono pronti, guardate come sono carini, sono carinissimi. Guardate, è troppo bella sta cosa, è una figata, perché zac, ho la quantità nelle mani e posso semplicemente utilizzarlo. Vi faccio vedere come lo utilizzo. Quando avete lavato i capelli, prima di asciugarli, quindi i vostri capelli sono bagnati, lo spalmate sui vostri capelli. Se invece i vostri capelli sono già asciutti, vi consiglio di inumidirli un pochino, oppure ad esempio anche a fine asciugatura, che avete questi bei capelli che sono abbastanza mossi, potete definirli di più. Sono ancora inumidicci, sapete? Inumidicci, ancora inumiditi, umidicci, insomma, un mix tra le due parole. A fine asciugatura vi date questo colpetto di crema, di questo fluido, e i vostri ricci rimangono più bene in forma e si toglie l'effetto crespo. Anche quando i vostri capelli sono come i miei, che sono sporchi, fanno schifo, sono già asciutti, vedete come sono crespi, inumiditeli sempre un po'. O vi sciacquate le mani e li inumidite in questo modo, oppure con uno spruzzino con semplicemente acqua. Qua c'è semplicemente acqua. Vi spruzzate i vostri capelli in questo modo, giusto per inumidirli leggermente, così. Soprattutto sulle punte, utilizzate questo prodotto soprattutto sulle punte e sulle lunghezze, che sono sempre le più secche, spezzate, eccetera. Prendo il mio prodottino, zac zac. Io per i miei capelli utilizzo questa quantità, due zac. Voi in base ai vostri capelli utilizzerete di più o di meno. In questo modo vado a fare così, appunto per definire i miei ricci e i miei mossi. Un po' così e vado. Ecco qua. Guardate come già visibilmente, man mano che lo metto, si toglie l'effetto crespo, incredibile, si toglie l'effetto crespo e diventano più lucidi e più belli, anche più profumati, quindi se avete i capelli come i miei che puzzavano, magicamente profumeranno di nuovo. Potete anche un po' metterlo tra le ciocche in questo modo, ecco, vedete, così le vostre ciocche diventano più definite. Quindi ragazzi, questo è tutto, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando supportate i miei video di ricette di cosmetici naturali con tanti like, tanti pollici in su. Adesso è il momento di farvi sentire, se vi piacciono questi video, se volete questi video, raggiungiamo tanti like, se raggiungiamo tanti like ne faccio tanti altri, se no altrimenti se non vi piacciono non ne faccio più, è ovvio, no? Vi mando un bacio, ciao!